Salve e bentornati alla nostra rubrica Dove vai in vacanza? Oggi intervistiamo un viaggiatore che arriva da Catania, il signor Saro Falsaperla. Allora, signor Falsaperla, ci racconti dei suoi meravigliosi viaggi. Dove è stato di bello? Intanto, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E per esempio, 2 anni fa abbiamo stati in Grecia. Ah, molto bella la Grecia, la patria della cultura mediterranea. E ci dica, signor Saro, cosa ne pensa delle elleniche? Dunque, automaticamente, forse non ci siamo passate per dopo. Ma cosa ha capito? Le elleniche sono le ragazze greche. Ah, le ragazze greche. Ah, no, bene, so. Bravo Caruso, come nosce? Bene, neurinciole, rizze, mediterranee, va. Ah, bene, bene. E poi l'anno scorso abbiamo stato in Spagna, Barcellona, Madrid. Ah, la Spagna. Cultura, colore, musica. E ci dica, signor Saro, cosa ne pensa delle iberiche? E mi pare che non l'abbiamo assaggiate. No, le iberiche sono le donne spagnole della penisola iberica, cosiddette iberiche. Ah, bene Caruso, sì, come nostra, va, mediterranee, neurinciole, belle, rizze, va. Bene, 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 continui. E poi niente, l'anno scorso abbiamo stato in Egitto. Bello, viaggio organizzato, come se deve. Ah, l'Egitto. E ci dica, cosa ne pensa delle piramidi? Le piramidi è un pugno di bottanone, sì. Ma lo sai che con lì che tu si muore? Ah, perché con lì si gamba? Io sono il vostro sergente. E in questa compagnia si fa sul serio. Compagnia, attenti! Avete capito? Signor sì, sergente! Tu, soldato, fai un passo avanti. Signor sì, sergente! Come ti chiami? Soldato Saro Falsaperla, 5° reggimento, 4° battaglione, 1ª compagnia. Sergente! Dimmi, soldato, cos'è per te la patria? La patria, sergente? La patria per me... Dunque, per me la patria è... Stai zitto, soldato! La patria per te è tua madre! Hai capito, soldato? Signor sì, sergente! E voi avete capito, soldati? Signor sì, sergente! Torna al tuo posto! Signor sì, sergente! Tu, fai un passo avanti! Agli ordini, sergente! Dimmi, cos'è per te la patria? Ah, ma ci fa saperla, sergente! E adesso la parola all'onorevole Livio Brusconi! Grazie, grazie! Oggi sono contento di parlare a questa popolazione perché voglio dimostrare tutto il valore del nostro partito. Oh, Livio Bruscoloni, con 5 euro d'accatto che ti degno un docarasci. È disgraziato, lo deve scusare, onorevole. Ha preso di sua madre, preciso. Basta cacciavi 5 euro in de mano, accatta minchiati. Ehi, ciao. L'hai vista questa applicazione che ho scaricato nel telefonino? No, che cos'è? È un'applicazione che tu ci metti il tuo nome e lui ti dice dove sono tutti i componenti della tua famiglia. Che troppo bella! Ma la fai provare? Allora, ci mettiamo il tuo nome, Saro Falsaperla. Ok, a domandaci, dove si trova mio padre? Dove si trova il padre di Saro? Il padre di Saro si trova a San Giovanni la Punta. Avamba, rena minchiata, stop! Ma dai, ma che stai dicendo? Se lo dice lui che si trova a San Giovanni la Punta... Babbo, mio padre è morto 7 anni fa! Cioè, veramente? Aspetta, forse se gli facciamo la domanda in un altro modo. Dove si trova il marito della madre di Saro? Il marito della madre di Saro è morto 7 anni fa, ma il padre si trova a San Giovanni la Punta. Buongiorno, dottore! Signor Falsaperla, ma dov'era finito? Dottore, io sempre qua è stato. Purtroppo devo darle 2 notizie. Una cattiva e una peggio. Me, dottore, certo che lei era assicurante. Ha cominciato con chi da meno tinta. Signor Falsaperla, la notizia meno cattiva è che lei ha solo 2 giorni di vita. Me, la notizia peggio di chi sta qual è? Chiave, 2 anni con cieco. Buongiorno, chi è qua che si fanno i necrologi? Sì, prego, si accomodi. Mosso 1 anno. Sì, bene, allora bisogna compilare questo modulo. Sì, senta, ma quello che costa di meno? Beh, quello che costa di meno viene 100 euro. 100 euro? Sì, sono 6 parole, il minimo.
Va bene, 100 euro. Mosse o un anno. Come le ho detto, può mettere anche altre tre parole. 6 in totale. Ah, ok. Allora scrivessa così. Mosse o un anno. Casa libera affittasi. Buongiorno, senta, avevo bisogno di un pappagallo. Prego, si accomodi. Camerasso con me che ce ne faccio vedere due o tre che sono molto bellissimi. Ah, questo per esempio è molto bello, mi piacciono i colori. Ah, questo è un pappagallo parlante, ah? Questo è matematico. Lei ci fa una domanda di matematica, lui risponde. Ci provassi. Una domanda di matematica o pappagallo? Sì. E dunque, vediamo, 2 più 2? Che c'entra? C'è a fare domande difficili. 67 per 99. 6.633? Mi, matematico. Che ci stai dicendo? E quanto costa? Questo viene 4.000 euro. 4.000 euro? No, io cercavo una cosa un poco più... senta, ma questo qua vicino? Ah, questo è meraviglioso. Questo è il letterato. Letterato? Sì. Ho guarito. Ci sembra qualche poesia, Carla, mi conosco. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la dritta via era smarrita. Beh, e qui è Dante. E è chiesto quando viene? Chiesto viene 6.500 euro. No. Niente, guarda, sono bellissime, ma io non ci arrivo a queste prezze, no. Me la segui tu carriera, vai. Chiesto vecchieretto spennacchiato, chiesto. Senta, avresti che chiesto costa 25.000 euro. Quanto? 25.000 euro. E per quale motivo, scusi? Perciò chiesto è matematico, chiesto è letterato, e chiesto vecchio, spennacchiato, muto. Senta, sarà vecchio, sarà spennacchiato. Ma là ci chiamano professore. Ma tu quant'anni c'hai? 79. Io 81. E tu a sesso come si miso? Ah, io avevo che ce lo vai in mano. Ma come? Io ancora mi addivetto. E per davvero? E come fai? A mangiare pane. Assai. Pane tutto giorno. Mattina, manzogiorno e sera. Pane? A posto siamo. Ora ci penso io. Buongiorno. Ah, oh, buongiorno, signor Fassamilla. I soldi dei due panini? No. Oggi voglio 1,5 kg di pane ammescato. 1,5 kg? E che c'ha, ospiti? No. Siamo sempre io e mia moglie. 1,5 kg di pane? Signor Fassamilla, ma ci diventa duro. E chi lo sa, magari lei. E allora me ne resta 5 kg. Mamma, cos'è un pranzo? Ma se ne che mi conti? E poi non lo vedi che sono il papà? Oh, ciao Arturo. Ma che è vero che ti hai comprato una casa vicino allo stadio? Chi te l'ha detto? Ai giardinetti pubblici. Giovanottino. Ma che sta facendo messo a quattro pere a mezza leva? Amico, scusa. Io extracomunitario, io non lavoro, io non ho soldi, io mangio erba. Non hai soldi, non hai lavoro, io ti mangio l'erba. Amico, io dovrei mangiare. Eccetto, ti capisco, ma... Ma allora, scusa, vieni a mia casa, no? Amico, tu tanto buono, tu uomo molto buono, ma io non potrei accettare il tuo invito. Io non essere solo. Io avere moglie e ci fa mangiare l'erba magari a tua moglie. Io non lavoro, non soldi, io mangio erba, moglie mangia erba. Ho capito. Ma allora vai a casa, piglia tua moglie e venite a mia casa. Oh amico, tu essere grande uomo bianco buono, ma noi non essere soli, noi avere 4 bambini. 4 piccerini? E ci fa mangiare l'erba magari ai piccerini? Io non soldi. Io mangio erba. Tutta famiglia mangia erba. E va bene, piglia tua moglie e i piccerini e venite tutta a mia casa. Amico, tu essere troppo buono, io non sapere come dire, ma noi essere grande comunità, tanti fratelli neri. Ma insomma, ma quando siete? 40. 40? E a mangiare tutti e fa? Noi tutti senza lavoro, tutti senza soldi. Tutte mangia erba. E va bene. Venite tutta a mia casa. Catando l'erba e ghiauta tanda. Avete voglia.